Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video per lo spazio, diciamo, dedicato alla letteratura, anche perché io non sono un professore di storia né di letteratura, ma vi dico la mia impressione su qualche poesia, qualche frase e qualche libro che io ho la fortuna di leggere. Oggi parlerò di una poesia della mia poetessa preferita, Emily Dickinson, insieme a Charles Bukowski, che è l'altro mio poeta preferito, insieme anche ad Arthur Rimbaud, che vabbè, non vi dico, che poi probabilmente leggerò anche qualcosa di loro. La poesia è la seguente, si chiama La speranza è qualcosa con le ali. Una frase forse un po' troppo banale per qualcuno o di difficile interpretazione, in realtà è un significato abbastanza facile, perché ora ve lo spiegherò. Allora, cosa significa? Ogni persona ha bisogno di sperare, perché la speranza ci permette di trovare una ragione per vivere. Questa è la cosa principale. Anche quando le cose comunque ci vanno male, magari c'è qualche problema. La parte delle ali è spiegata ancora più facilmente. Viene usato appunto l'espediente delle ali di un uccellino per sottolineare che le ali sono proprio un gesto di essere felice e di libertà. Quindi ecco, le ali sono una similitudine della speranza. Quindi questa frase, in realtà, che per molti sembra banale, in realtà è una delle più facili che abbia fatto, anche perché è molto facile capire che le ali sono in realtà un modo per far capire a molti che effettivamente la speranza è come appunto le ali, e che la disperazione in realtà butta giù l'uccellino. Quindi ecco, quindi questo era un po' il significato di quello che ho letto. Non c'è in teoria altro da spiegare, perché è veramente facile questa cosa, e spero che vi sia piaciuta questa mini cosa delle poesie. Ovviamente la tratterò anche questa in novembre, ovviamente sullo spazio dedicato alla letteratura. Vi do appuntamento al prossimo video. Ciao.